un investimento di 100.000 euro per l'estate dei ragazzi dai 3 anni ai 17 anni, è quello messo in campo dall'amministrazione comunale di Figline Incisa Valdarno con due diverse tipologie di organizzazioni. Di fatto per la prima fascia 3-6 anni i centri estivi sono organizzati direttamente dal comune attraverso il gestore che vincerà l'appalto e si svolgeranno presso le scuole di infanzia di Ponte agli Stolli e di San Vito. Sarà garantito quindi sia il pasto che il trasporto per coloro che vorranno utilizzarlo e appunto il servizio inizierà a partire dal 4 di luglio per 5 settimane. Le iscrizioni saranno aperte l'11 di giugno. A partire dall'11 di giugno, e chiaramente si tratta di centri estivi svolti esclusivamente da educatori professionisti attraverso appunto coloro che si aggiudicheranno il servizio. Mentre invece per la fascia 7-17 anni abbiamo emanato un bando pubblico a cui hanno partecipato 7 associazioni del territorio che usualmente fanno i centri estivi nel nostro territorio. Potendo dargli così un contributo economico per mantenere le tariffe basse, nonostante la situazione di Covid ancora obbliga comunque a mantenere determinati standard di sicurezza e quindi un aumento dei costi che comunque si conferma anche per questo anno. Questi sono centri estivi che saranno svolti quindi direttamente dalle associazioni a cui ci si deve rivolgere per le iscrizioni, per le dovute informazioni che partiranno già dal 14 di giugno. Anche quest'anno lo sforzo dell'amministrazione è stato importante, non solo in termini di risorse, perché ancora non abbiamo notizia di quanti e quando le risorse potranno arrivare anche dallo Stato o dalla Regione come l'anno scorso, quindi sono risorse completamente comunali. E non solo, ma perché anche le linee guida sono arrivate solo il 21 di maggio e quindi abbiamo dovuto accelerare molto i tempi anche per poter organizzare i centri estivi nel rispetto delle nuove linee guida che sono diverse rispetto a quelle dell'anno precedente.